Come annunciato dopo una prima settimana di sciopero della fame a casa sua, Gino Spolitu da stamane è davanti al CAPT di Praiamare per continuare la propria protesta per il ripristino dell'ospedale, giunta all'ottavo giorno. Il leader di Futuro Praia ha anche inviato una lettera ai segretari regionali di Forza Italia e del Partito Democratico, Jole Santelli ed Ernesto Magorno. Ma Spolitu non chiama solo a rapporti rappresentanti politici, ma soprattutto la popolazione. La gente deve svegliarsi, ci vuole un risveglio sociale di tutti perché questa opera sanitaria non abbia a chiudere. Non lasciamoci prendere in giro da nessuno. Il progetto definitivo del sistema clientelare, politico, malavitoso è quello di chiudere le strutture di Praia. Ne abbiamo bisogno, era il fiore all'occhiello della nostra zona. C'è una sentenza dello stesso Stato italiano, il Consiglio di Stato appunto, che dice che deve riaprire. Non riescono a trovare la persona che venga qui e venga a mettere a posto le cose. Questo è lo Stato italiano. Dobbiamo cercare di spezzare queste catene politiche, malavitose, clientelari. Se ci riusciamo, probabilmente tutta la nostra zona della Riviera dei Cedri può avere di nuovo questo ospedale funzionante. E sulle dimissioni dei commissari esecutori della sentenza del Consiglio di Stato, per Spolitu non ci sono dubbi, tutta colpa delle ingerenze. Possibile che non c'è nessun funzionario dello Stato in tutta Italia in grado di venire qui, guardare le carte e vedere come riaprire questa struttura ospedaliera. Se si dimettono ci sarà un motivo, il motivo non lo diranno mai, ma il motivo sono le cosiddette minacce. Ce l'hanno, le hanno paura. Ritengo che questo sia il motivo vero e proprio. Hanno paura questi funzionari, perché sono funzionari dello Stato, quindi sono pagati e bene per fare questo lavoro. Spolitu ha intenzione di continuare ad oltranza la sua protesta. Alle 14 si sposterà sul Viale della Libertà di Praiamare. Ogni mattina invece sarà davanti al CAPT.